Signore e signori, per questa occasione straordinaria abbiamo pensato di offrirvi qualcosa di insolito. A raccontare la vita di Vespasiano Gonzaga non sarà un accademico, un professore, né tantomeno uno storico. Potrei definirlo autore in senso lato, ma oggi lui è qui soprattutto come artista della parola, che restando fedele alla verità storica ha volutamente abbandonato ogni sfumatura accademica per dar vita ad una lezione del tutto inaspettata, nuova, capace non solo di arricchirci, ma anche e soprattutto di stupirci e, perché no, di emozionarci. Saranno due brevi monologhi scritti di suo pugno proprio per l'occasione. Il primo dedicato alla fase giovanile della vita di Vespasiano. Il secondo, che ascolteremo dopo, invece ci offrirà uno spaccato sugli anni della maturità e l'inevitabile trapasso. Lui è Giuseppe Boles. Vi chiedo di seguirlo con educato silenzio, così che tutte le parole possano arrivare con l'intensità e la cura che lui stesso giura averci messo nel dar loro vita. Grazie, grazie per avermi invitato. L'intento è quello di offrire una piccola lezione di storia alternativa, per cui il mio ringraziamento va al dottor Zanazzi, ma anche a Giovanna Sartori e a Tersilla per avermi dato le giuste indicazioni per poter dar vita a questi due brevi monologhi. A volte non si nasce nel giorno in cui noi veniamo alla luce. A volte si nasce nel momento in cui noi perdiamo qualcuno di talmente importante da trasformare la nostra vita, a volte in un baratro, altri in un trampolino verso le stelle. È esattamente ciò che è successo a Vespasiano Gonzaga quando, da giovane, da giovanissimo, perde il padre in battaglia e questo gli cambia letteralmente la vita. Ecco perché da questo momento ho voluto far partire la mia storia e le parole che ascolterete, immaginatele, non uscire dalla mia bocca ma da quella di Vespasiano, cioè l'uomo al quale Sabbioneta deve la propria imperitura memoria. Ho letteralmente perso il conto di tutte le volte in cui io e la mia famiglia, i Gonzaga, abbiamo visto dipendere il nostro destino da un dettaglio. E se siamo qui stasera, lo dobbiamo ancora ad un dettaglio. Una fiammata rumorosa e puzzolente che chiamavano a gran voce polvere da sparo, questa poco di certo cavalleresca novità. Un nero miscuglio che io qui, in vostra presenza, maledico. Potassio, carbone e zolfo, uniti insieme per offrire ai vili la possibilità di battersi in duello e magari vincere, senza dover guardare il proprio avversario negli occhi. È lei, la polvere da sparo, ad aver reso ancor più fetido il già fetido campo di battaglia. E così al puzzo di morte, piscio di cavallo, or s'aggiunge quello del vulcanico zolfo. È lei, è la polvere da sparo, ad innescare ogni singolo colpo d'archibugio. E guarda caso, fu proprio la vigliaccheria d'un colpo d'archibugio a fendere l'aria con sfera di piombo, capace d'attraversare le viscere di un uomo non certo qualunque. Correva l'anno di Nostro Signore 1532. Or vi chiederete chi era quell'uomo? Per battesimo Luigi Gonzaga, per popolo ed esercito l'Erculeo Rodomonte, ma agli occhi di un neonato né l'uno né l'altro. Semplicemente un uomo, un padre, mio padre. E
perché ero troppo piccolo per capire, ero anche troppo piccolo per soffrire. In fondo non avevo ancora compiuto il mio primo anno di vita e già mi venne tolto colui che mi volle tanto al mondo. Luigi Rodomonte Gonzaga, l'uomo che ebbe l'ardire di sposarsi per amore. Qual nobile impudenza! Rodomonte, uomo di tal possanza da piegare il ferro d'un cavallo con la sola forza di mani e braccia, eppure al contempo gran dispensator di fini pensieri. Sapete perché? Perché ingentilito da un'accurata educazione, la stessa che lo portava tra un fendente e l'altro a scriver soletti d'amore. Or ditemi voi qual miglior unione d'intenti. Mi chiedo se non l'avessi perso così precocemente, chissà come sarebbero andate le cose per me, Vespasiano Gonzaga. Beh, di certo non avrei mai avuto una seconda madre, in aggiunta a quella naturale, si intende. Sì, duplice figlio di duplice madre, di donna Isabella Colonna quanto di Giulia Gonzaga. Alla prima, il merito d'avermi dato alla luce con la sofferenza del parto, alla seconda d'avermi infuso la luce con l'educazione dei classici. Vedete, la ragione di questa duplicità materna la si deve al fatto che la semplicità delle regole del potere dipende dalla complessità delle regole necessarie ad ottenerlo. Questo vale per tutti i tempi, per tutte le epoche. Insomma, intendo dire che mio padre, buon'anima, aveva predisposto, in caso di seconde nozze della moglie, mia madre, la perdita della tutela del figlio, il sottoscritto. Ed è buffo, perché offrendomi alle cure del padre della sposa, tal Vespasiano Colonna, ramo femmineo della famiglia, non fece altro che offrirmi a più cor più al ramo maschio. È un ossimoro, un paradosso, direste voi, ma non lo è. Non lo è, perché il compianto Vespasiano ebbe cura di morire molto prima del previsto e fu la moglie, Giulia Gonzaga, sorella di mio padre, a conti fatti matrigna di mia madre, a prendermi tra le sue braccia. Non da Chito, ma trascorso il giusto tempo, ebbi modo di capire che nelle sue vene scorreva sangue fino. E se lo dico è perché i Gonzaga non furono mai portatori di semplice titolo, ma di ben altro. E parlo dell'acume. E l'acume non lo si compra, non lo si dona, non lo si ruba e nemmeno lo si lascia in dote. L'acume, come ben poche altre cose, o lo si ha o non lo si ha. Tutta più lo si trasferisce col sangue del proprio sangue, ed io non posso che essere grato a mio padre, un Gonzaga, anche di questo. Sì, qualcuno oserà rinfacciarmi, la sfortuna del non aver ottenuto la sua stessa forza fisica. Perché lo faccia? Perché lo faccia pure, prontamente, rispondo che da lui ebbi in dote ben altro tipo di forza, quella d'animo, che a differenza della prima non è detto venga sgretolata dal trascorrere del tempo. Lontano, lontano, ben lontano dalla malinconia di queste terre, io vissi la mia infanzia dorata. Fu la chiassosa e vivace Napoli ad accogliermi. Un viavai d'artisti, letterati, fini pensatori, entravano ed uscivano di continuo tanto dalle mie stanze quanto dalle mie giornate. È come dire che sin da piccolo mi fu offerto il lusso di respirare la loro aria, di placare la sete con le loro parole, parole che col tempo, nonostante la mia giovane età, divennero vere e proprie lezioni sul buon vivere e sullo scernere qual senso affidare all'umana esistenza. Fu Giulia Gonzaga ad allottarmi non col seno, ma col senno. A lei il merito del sentirmi accarezzato dai sonetti dell'unica donna capace di far tremare il cuore all'eterno Michelangelo, Vittoria Colonna. A lei, a Giulia, il compito di nutrirmi con l'arte di Sebastiano del Piombo e forse anche del Parmigianino. A lei
l'avermi scaldato con l'infinita sapienza di menti sopraffine come quella di Juan de Valdés, teologo, filosofo, ma soprattutto pensatore, pensatore riformista, in odore di eresia, insomma un ribelle, ma con noi Gonzaga rispettoso e da noi Gonzaga giustamente rispettato. Insomma, uno che molti avrebbero voluto far pendere da un cappio o torcersi con dolore tra le fiamme. E poi Flaminio, Soranzo, Molza, Berni, Vergerio, fini umanisti come Carne Secchi. Ecco, vedete, nomi che a molti di voi non diranno nulla, come certe pietruzze che si calpestano uscendo di casa. Ma no, quali pietruzze? Quali pietruzze? Loro furono gemme scintillanti di un periodo memorabile, un periodo monumentale, un periodo che dopo mezzo millennio incute ancora oggi rispetto e ammirazioni inalterate. Il Rinascimento italiano. Ringrazio. Ci vediamo tra poco, un altro breve secondo e poi la seconda parte della vita di Vespasiano. Grazie ancora per l'ascolto. Solamente 50 anni, la mia età, mezzo secolo attraversato con l'intensità di chi la vita l'ha voluta veramente sbranare più in fondo. Eppure, se non avessi avuto Giulia Gonzaga come mentore, probabilmente tutta questa bellezza, quella che ci sta in questo momento circondando, probabilmente non avrebbe mai visto la luce. Ecco perché vi dico, come scesa dal cielo, Dea la mia. È con queste parole che Bernardo Tasso, padre del più celebre Torquato, offrì al mondo l'immagine di Giulia Gonzaga. E non di meno l'Ariosto, e come lui decine d'altri, tutti ammaliati dal fascino di quella donna. Una bellezza, permettetemi di dire, di vasti confini. Se lo dico è perché andò oltre, viaggiò pure oltre mare, quando il corsaro Cain Abdin, sbarcato da Elba, tentò di rapirla, pensate, per desiderio del sultano. Quindi capite quando io vi parlavo di sangue fino delle vene di Gonzaga, nobili, colpi e pure di bello aspetto. Insomma, cos'altro chiedere alla vita? Cos'altro chiedere alla vita se non un sogno? Ma è un valore, diverso, raffinato, ambizioso, magari un sogno di calce e mattoni, frutto di ingegno, di cuore e di occhio, che la bellezza non è mai cosa di poco conto. È vero, infinite imprese si celano dietro le grate della storia, ma il mio sogno è tal forza da sollevare non solo la grata, no, ma porsi in piena luce anche nel buio della notte, superando l'allora mio presente, per giungere qui a voi tutti che altro non siete se non il mio tempo futuro. Correva l'anno di nostro Signore, 1545, 14 anni, fui mandato a equipaggio d'onore a Valladolid, presso la corte dell'infante di Spagna, futuro re Filippo II, che 3 anni dopo, dalle mani di suo padre Carlo V, ricevette in dono la corona di Paesi Bassi e Fiandre. È la ragione perché si trasferì in Belgio, io come suo personale uomo di fiducia, lui come uomo reggente. Ne nacque un'amicizia profonda. Profonda e onesta, talmente onesta da durare tutta la vita, perché erano tempi duri, sapete? Erano tempi violenti, famelici. Dal cielo poteva piovere sangue e combattere un nemico era ben più scontato che abbracciare un amico. Insomma, occorreva essere per metà dannati e per metà redenti,
ma soprattutto avere al proprio fianco amici potenti. Trascorso un anno arrivarono le mie prime nozze. L'anello al dito però dovetti infilarlo in fretta e furia, perché la donna con cui mi sarei congiunto, tal Diana di Cardona, fuggiva da Milano per ribrezzo del suo primo promesso sposo. Insomma, presi, come si suol dir, la palla al balzo, tant'è che Diana si trovò maritata ancor prima di avermi conosciuto. Mossa poco romantica, lo ammetto, ma ben calcolata. Eh sì, perché come già vi ho detto, la semplicità del potere ama ergersi sulla complessità delle regole necessarie ad ottenerlo. Qualunque sia il vostro avversario, una volta seduti al tavolo, se volete batterlo, allora dovrete fare una cosa soltanto: giocare meglio di lui. Già, giocare meglio di lui. E in termini d'astuzia e calcolo, beh, noi Gonzaga non fummo di certo mai famiglia di primo pelo, ragion per cui riuscimmo non solo ad emergere, ma a restare e ben saldi sulla sella dei nostri amati cavalli. La mia vita da militare era di fatto cominciata e al primo assedio ferii, ucciso e venni ferito. Dono non gradito, ma prova tangibile di chi in battaglia ci si butta dimenticandosi delle retrovie. Guarito nel corpo, mi spostai da Parma a Napoli, da Napoli ad Innsbruck, e lì mi venne dato il comando di un'armata di 400 soldati che subito misi alla prova alle porte di Asti. Onde altissime di uomini in armi, il muscolo concentrato di chi è ben conscio che morte e vita non potrebbero essere più vicine. E qualcuno lo penserà, condottiero di gran valore questo Vespasiano. Ahimè, il solo coraggio non riempie lo stomaco dei propri commilitoni. Le finanze reali vacillavano e dovetti pagar di tasca mia per evitare ammutinamenti. Correva l'anno di Nostro Signore 1554. Sebbene avessi elargito io la somma, non fu quell'atto a marcarne il ricordo, ma il ritorno che feci qui, a Sabbioneta. Qui assistetti al primo vagito del mio immortale sogno. Misi mano alle mura che pretesi tanto stabili quanto aggraziate. Insomma, creai questa stella di pietà a proteggerne una seconda ancor più luminosa, e avrei continuato a dar di penna, e non certo di spada, se nuove battaglie non avessero richiesto la mia presenza da condottiero. 9 anni. 9 anni durarono le mie prime nozze, anni di conflitti, carestie, alluvioni, battaglie alle quali mai mi sottrassi, fedele com'ero alla corona. 9 anni in cui, nonostante tutto, il mio sogno di calce e mattoni seguitò a crescere. Di guerra in guerra, lontano dalla mia Sabbioneta, evitai la morte, ma non ebbi ugual prontezza nello schivare alcuni dardi che, in forma di lettera anonima, c'entrarono prima il cuore e poi la mente. Essi, come Otello, ebbi il mio Iago, infettato da una gelosia che prima rode e poi corrode. Il tormento prese dimora tra i miei pensieri, immaginando la mia amata tra le braccia di un altro. E non smentirò alcuna voce che vide me macchiarsi di quel delitto che forse delitto non fu, ma semplice malattia. Sin da subito voci, vocine, sussurri, mormorii presero il sopravvento. Mi resi conto di una cosa: che se esiste un animale immortale, beh, quello è il tarlo del dubbio. Una volta partorito, trova sempre nuove orecchie da cui farsi ascoltare. Quindi pensate quel che volete, non mi importa, delitto, malattia, chi strappò la vita a Diana di Cardona. Oramai troppo tempo si è discusso di questa maledetta vicenda. E per lo stesso motivo, per lo stesso identico motivo,
Io non ho intenzione di difendermi dalle accuse legate alla prematura morte della mia seconda moglie, Anna d'Aragona, che a differenza della prima, però, seppe darmi tre eredi, due femmine e l'agognato maschio, Don Luis. Non dirò nulla. Nulla tranne la spesa. 9.000 ducati. 9.000 ducati. Una follia! È una follia, certo! Ma anche stavolta ben calcolata, visto che da quel momento cessai di essere semplice amico del re, diventandone parente di sangue. Ma lì, al dolore del lutto, fece seguito l'oramai decennale mia compagna di sventura, una sifilide all'ultimo stadio che giunse ad intaccare pure il cervello, gonfiatosi al punto che dovettero trapanarmi il cranio da sveglio per alleviare il dolore, con un dolore ancora più intenso, e sebbene il rischio di non farcela fosse altissimo, beh, anche stavolta Dio mi fece la grazia. Correva l'anno di Nostro Signore, 1580, quando in un freddo martedì di gennaio il mio piccolo Don Luis esalò l'ultimo respiro. Aveva soltanto 14 anni. E anche lì tentarono d'addossarmi la colpa. Motivo? Un presunto calcio sferrato i giorni prima. Ma quale assurdità! Quale follia! Anche soltanto pensare che un padre provochi scientemente la morte del proprio erede maschio, il proprio unico erede maschio. Convolato a nozze, a terze nozze, con Margherita Gonzaga, smisi di dar peso al cuore, mosso dal solo bisogno di avere un altro erede che mai nacque. Di lì a poco ricevetti in dono dall'imperatore Filippo II l'ambito ordine del Toson d'Oro, alla faccia di alcuni miei parenti serpenti che s'adoprarono non poco perché ciò non accadesse. Beh, gli è andata male. Poi, come vita insegna, la stanchezza prese a bussare alla porta. Ragion per cui riposi la spada per tornare ad inchiostro e pennino, e così ogni palazzo, ogni simmetria, qualunque gioco di linee previsto dal mio sogno divenne finalmente realtà. Ma mancava ancora una gemma a render compiuta la corona. Così che Sabbioneta, la mia Sabbioneta, sapesse lei per prima d'essere stella tra le stelle. Un teatro, anzi, il teatro, il primo in Europa ad essere tale e soltanto tale. Fu lui l'ultimo mio bagliore, stemperato il quale disse addio alla vita terrena. Correva l'anno di Nostro Signore 1591. E ora, da quassù, dove soltanto alle anime è concesso stare, io guardo in basso e vi dico ciò che della vita ho ben intuito. Pertanto fate attenzione a queste ultime parole. La società è come una piramide. Più la si sale, più si guarda lontano. Più si guarda lontano, più si soddisfano le tante, troppe voglie umane. Amore, sesso, soldi, potere. Solo che la vetta non è un diritto, tutt'altro. È qualcosa che si conquista con lacrime, sudore, ingegno. E sì, lo ammetto, un pizzico di fortuna. Io, Vespasiano, Gonzaga, Colonna, ho dato tutto ciò che avevo per quella cima, conscio che non mi sarei mai accontentato di guardar semplicemente più lontano. No, no. Se ho ambito la vetta, è stato per poter guardare dritto negli occhi ciò che all'uomo comune fatica quasi a comprendere. L'immortalità. Vi ringrazio.